Fumetti, not only boat e lifestyle. Giuseppe, quest'anno è il mio primo raduno, ho avuto il piacere di conoscere da pochi mesi la Nautica Cesare, e ti dico che veramente sono delle persone eccezionali. Ti conosco da pochi mesi, grande esperienza, gran bel gommone, binomio perfetto Everroot Nuova Jolly, è una coppia di gemelli con nomi diversi. Veramente, veramente eccezionale, da ripetere assolutamente. Chi mi vede, chi mi ascolta, garantisco la serietà del cantiere, veramente, ci metto la faccia, assolutamente. Ciao a tutti, grazie. E adesso tocca a te. Ho sempre sentito dire che 3 è il numero perfetto, ma ho sempre pensato che 2 lo fosse ancora di più, e vorrei provare in poche righe a spiegarti il perché. Io e te, un mix di tutto ciò che serve per avere quella serenità che tutti cercano, ma ahimè spesso nessuno trova. Vedi Mimmo, ci hanno insegnato, e di questo dobbiamo esserne estremamente grati ai nostri genitori, tutto ciò che serve per provare ad affrontare questa bellissima opportunità lavorativa insieme. Mano nella mano, con principi solidissimi, valori, rispetto, onestà, senso del dovere, ma soprattutto quella passione irrefrenabile che stasera ci permette di essere qui insieme a chi contribuisce ogni anno il nostro cammino professionale. Ogni anno per noi è sempre più intenso, una sfida con noi stessi, per raggiungere, perché no, superare noi stessi e le nostre aspettative. Ma pur sempre consapevoli che la nostra passione, i nostri sacrifici, il nostro amore ci permettono di raggiungere vette meravigliose. Stasera ti dico solo grazie, perché entrambi sappiamo l'uno per l'altro saremo sempre quella roccia solida che nessuna onda potrà mai infrangere. Ti voglio bene, Carmelo. Ecco, eccoci qua, ho invaso il prendisole del Prince 30 di Aurelio. Qua c'è un gruppo che definirei il gruppo storico della Nautica Cesare, i veterani della Nautica Cesare. Quanti sono i veterani della Nautica Cesare qua vicino a me? Primo anno, siamo tutti. Quasi tutti. Allora, quanti anni? 8. 8 anni con Nautica Cesare? Io sono più di 20 anni questo. 20 anni con Nautica Cesare? Io li conosco da una vita, ma sono cliente loro da 5 anni. 5 anni e lo conoscevi già la prima, quindi sei andato su sicuro, conoscevi la famiglia? Conoscevo la famiglia, conoscevo Cesare, che ha creato veramente una bellissima situazione, e Mimmo e Carmela la portano avanti. E ti sei avvicinato perché? Perché volevi un nuovo jolly? Perché volevo un nuovo jolly, sì. Quindi dopo che conoscevi la famiglia, sapevi che andavi in mani sicure, però qualsiasi, anche poi... Qualsiasi cosa per me, che loro mi consigliano, io accetto quello che loro mi consigliano. E invece perché tu... sono una garanzia, eh. È una garanzia, ma infatti io volevo sottolineare questo aspetto, se... Qua avete visto, adesso siamo rimasti in 7-8 gommoni, ma prima eravamo in 30 gommoni. Se tutti partecipano con questo entusiasmo a queste manifestazioni, questo è il terzo raduno che organizza la Nautica Cesare, è perché in fondo vi trovate bene, perché altrimenti non tornereste, no? Giustamente, giustamente. Quindi è una prova tangibile, qui non è che bisogna raccontare Nautica cosa Cesare, sanno fare. Posso dirti una cosa, che Nautica Cesare è una garanzia e basta. Ma una garanzia in tutto, sì, anche poi nel portarvi a divertirvi, perché poi riescono anche a portarvi a divertirvi. Tour, certo, è stato bellissimo. Al di là di quello che sono la garanzia. Ci stanno dicendo, perché di spalle no, non c'è bisogno di money, non c'è bisogno di niente, anzi c'è bisogno proprio che... Veramente è una cosa stupenda. Sì, sì, ma con massima spontaneità e con le lacrime agli occhi. Non te lo fate dico. Caso al Kalashnikov che non lo usa, è finto. Te lo dico con le lacrime agli occhi perché vi conosco da tantissimo tempo e dico che siete veramente le persone per bene e gentili. E quello per me, qualsiasi cosa mi suggeriscono, io la prendo sempre come una garanzia. Anche perché hanno un po' di esperienza, no? Per cui di esperienza ne hanno, eh? Benissimo. No, per cui abbiamo visto che oltre alla passione, alla serietà professionale, però chi
vuole davvero stare vicino ai diportisti, prima deve essere un diportista. Sono loro in prima persona qui oggi. Perché altrimenti non può capire le esigenze di chi va per mare, che a volte possono sembrare cose frivole, ma per voi sono cose importanti. Molto importanti. Sono cose che rimangono sempre. E queste giornate vanno passate così, col massimo relax, sapendo che tutto è a posto, la famiglia è contenta, abbiamo visto le donne, come sono... I bambini si sono divertiti tantissimi, c'erano tanti bambini a questo tour, tutti contenti, abbiamo fatto buona navigazione. Siamo tutti contenti. E questo poi è un connubio perfetto, perché la famiglia Tamburino la conosciamo, la famiglia Nautica Cesare, però anche la famiglia Iello è una famiglia importante, che è un cantiere storico. Loro hanno sposato questo marchio da una vita e si vede, perché comunque sono mezzi che insomma danno anche quello che dicevi tu, la possibilità di portare la famiglia in maniera tranquilla. Stabilità e sicurezza. Spazi concepiti bene. Abbiamo visto il 23. Tu che cosa c'hai? No, io adesso non c'ho ancora un nuovo jolly, comprerò. Quest'anno comprerò un 25, però abbiamo navigato col 23 e abbiamo caricato di tutto e di più. Uno, aspetta. Carobina, cantina, al mio tre. Uno, due, tre. Non ti vedo. Auguri Piras, grazie per la tua assistenza, grazie. E andato. Vieni qua. Ma che fai? 5 kg. Piras, buon bagno, buon bagno. Piras, grazie per tutto, eh. Ecco, adesso lo facciamo. Ti asciughi. È bello. Asciugati un poco, dai. Vedi in camera, ma prova qua. La riprendo, ricontinuo da così. Vabbè, ma è questo lo spirito, è stato questo per tutti e tre i giorni, perché poi non è che mi dispiaceva tanto essere buttato in acqua, però ecco, Aurelio, il comandante, insomma, del Prince 30, abbiamo vissuto tre giorni fantastici. Come ti dicevo prima, io già hai dato ancora uno. Esperienza, questa è la terza, una certezza. Loro sono bravi nell'organizzazione. Battelli non ci si può dire, non hanno grosse difficoltà, grossi difetti, motori per me eccezionali. Ieri con te ho visto i consumi, molti pensano che quando i motori due tempi sono così, che danno subito quella spinta, che sono aggressivi, pensano ai consumi. Noi facciamo due litri miglio a 28-29 nodi. Noi siamo rientrati stamattina, io e Giovanni Bracco, 32 nodi, 58 litri la coppia. 58 litri ora, quindi 1,8, 1,85 più o meno. Quindi se sono assettati bene, se sono equilibrati bene, il battello va liscio, non ha grosse difficoltà e non consuma niente. Hai voglia di dire il 4 tempi, 4 tempi, 4 tempi, il 4 tempi, il 4 tempi, non è il 2 tempi. E infatti le emozioni poi, che dà. E poi quando gliela dai, e gliela dai. Ieri eravamo in diretta a Facebook, ho detto falli cantare. E sembrava che già stavamo andando forti, invece tu hai dato manetta e si è sentito che ce n'erano tanti di giri che salivano. Glielo dai un poco e te ne dà, glielo dai un poco e te ne dà, glielo dai un po'. Non finisce mai. Sembra che è infinito quel salire di giri, effettivamente i motori che danno soddisfazione, insomma sono motori adrenalinici per chi vuole la prestazione sportiva, però come abbiamo visto ieri invece in crociera con tutti, perché si navigava in totale relax con le famiglie, quindi senza vari matti, 28 nodi, ma non si sentivano proprio. Facevamo la corsa, quindi era un'andatura di comfort per tutti quanti, eravamo 25 battelli, insomma non era uno solo, e siamo stati tutti quanti benissimo. Ecco, Prince 30, poi dicevamo qua che c'era, tu che gommone hai? Io ho un Revolution 78. Un intruso, ecco. Intruso. Abbiamo scoperto l'intruso, però... perché ce n'erano un paio. Vabbè, ma la manifestazione è proprio questo. Lui ha cominciato dai motori, però. Esatto. Ma arriverà il nuovo giorno, ha cominciato dai motori. Perché esatto. Poi essere circondato da questi mezzi, cominci a guardare, capisci anche quello che poi offrono. Perché al di là delle prestazioni esattamente, sono. Esattamente, proprio così. Grande qualità, conosco. Poi Cesare dal 2003, è una testimonianza continua di affidabilità, tramandata in questi ragazzi giovani che hanno entusiasmo, cultura, partecipazione, hanno avuto la capacità di fare gruppo, di sviluppare la passione per la nautica con competenza e con amore. Il fatto che noi siamo qui è proprio il frutto di un grande impegno di Mimmo
e di Carmela che vive nascosta, ma che noi la potremmo coinvolgere se Carmela venisse di qua e venisse una donna, ci serve una presenza femminile, perché qua siamo tutti uomini, no? Ecco Carmela, la sorella di Mimmo, eccola qua, Carmela, eccola qua, e forse lei è la fautrice vera di tutto questo, perché è stata affidata a te il compito di organizzare anche il terzo raduno, ma partiamo già, sono te, tre, ormai sono il terzo anno, qua siamo cresciuti tanto, sei contenta immagino? Certo che sono contenta, ringrazio tutti e ovviamente spero che saremo sempre di più. Ma sicuro, anche perché io dico che Nautica Cesare non solo è tutto quello che avete sentito, quindi affidabilità, serietà, professionalità, ma fanno anche queste cose, avvicinano le persone alla nautica, perché loro facendo questo, poi ci sono amici, parenti che sono venuti in questo raduno e si avvicinano proprio al primo acquisto, no? Perché poi spesso da qui, da voi partono anche diportisti neofiti. Certo, ed è proprio questo il bello di questo tour. E diciamolo per tutti, per coloro che vogliono fare questo, basta un Prince 21, non è che bisogna per forza partire dal 30, no? Voi... No, assolutamente, possiamo partire dai piccoli ed arrivare... E crescere con Nautica Cesare come questi veterani che qualcuno mi ha detto 20 anni prima. Certo. Ma ti si vede in camera? Si vede Mimmo? Perché adesso lo coinvolgiamo. Però prima di te... Eccolo qua. Mimmo, io direi tanti complimenti a Carmela, perché so che senza di lei tutto questo... Grazie. Ma perché senza di lei, io queste cose so che senza una donna che organizza. Assolutamente sì, complimenti a Carmela, ma soprattutto complimenti a tutti coloro che hanno partecipato a questo raduno, perché ne eravamo veramente tanti, sono stati tutti molto disciplinati e hanno fatto tutti quanti gruppo, e che poi è lo scopo principale di questo raduno, lo organizzo per far fare gruppo, per far avvicinare tutti. Crescendo effettivamente abbiamo visto tanta gente che non era mai venuta. Assolutamente sì, quindi per far avvicinare... Qualcuno da fuori anche, ho visto, da Latina. Sì, ci hanno raggiunto anche persone da Terracina, da Latina, e si sta espandendo un po' tutti da Salerno, da Castellammare di Stabia. Io dico che avanti di questo passo l'anno prossimo arrivano anche da Milano, ai Nuovo Jolly, perché vedendo queste immagini, e poi insomma quello che offre questo scenario. Ma li accettiamo ben volentieri, perché noi siamo un gruppo aperto a nuove amicizie e soprattutto siamo uniti da un'unica passione, che è il mare, i gommoni ed è Virrud. E io direi che, visto che hai parlato di grande passione, dove è finito il nostro amico, il testimonial, l'ospite d'onore, l'ospite VIP? Non a caso, esatto, avevamo ospite. Non a caso qui abbiamo come ospite Giovanni Bracco, che poteva stare lì nella bellissima laguna di Marano insieme alle sue belle zanzare, quasi elicotteri, però ha preferito venire qui da noi terroni del sud a godersi il sole, il mare, l'isola di Punza, Ventotene, e adesso qui nella bella Procida, nella baia della Corricella. E Giovanni, eccoti qua. Te... Un marola, come dice lui. Come gli rispondiamo? Dovrei dire cose che non posso dire, quindi gliele dirò in privato. Dimmelo questo. Non terrone del sud, dimmelo. No, perché dovrei aggiungere un altro epiteto che non sto... No, è meglio di così. Non si poteva fare. Te ne hai fatte tante, di miglia. Sì, però farle in compagnia con bella gente, su ottimi mezzi. Ma io devo dire, bella gente, dire, ma che... anche gente di mare vera, gente che il mare lo vive davvero. Tu che ne hai vissute tante, è gente che sa andare anche per mare. Non è che vanno soltanto a divertirsi, cioè hanno questa cultura, insomma, sì, più o meno, dai. Sì, adesso no, non esageriamo tutti, però... Adesso li cambiamo gli occhiali. No, perché c'avevo una avevo una scritta per cui i due Cesare, una scritta con gli occhi a mandorla, avevano già l'orticaria, gli era già venuta l'orticaria. Adesso ti facciamo parlare, però no, Evirud, tanto come li senti questi motori? Ma sono molto grintosi, a quanto pare detto da loro, perché... Eri a bordo anche te? Sì, però consumano pure poco. Non può negarlo, era con negarlo, noi. Non può negarlo, era al c'ho le immagini, eh? La fregatura è che hanno l'olio che costa tanto come il Barolo del 64. A proposito di Barolo del 64, ma qua ho scoperto che consumano più vino, pagare. Più vino che benzina, eh. A proposito, sì, ho notato poca differenza dalla zona veneta, dove ci sono tra l'altro i comunauti del Prosecco, che come club
si presenta bene ufficialmente oggi a fare una sfida tutti con Monaci, una sfida del Prosecco del Veneto. Vi aspettiamo l'anno prossimo, venite carichi di Prosecco però, e facciamo la sfida del Prosecco, vediamo chi ne beve di più. Qua ve la giocate male perché allora, bottiglie qui ci sono bravissimi. Nel Prosecco lassù ci sono anche dei professionisti, quindi bisogna stare molto attenti. La giochiamo. Tanto Giovanni, sarebbe una bellissima spiga. Roba di Ischia. Ma. Ecco. Questa la deve assaporare. Però Giovanni, due parole, dille su quello che è tutto questo scenario, perché tu hai girato tutto, quasi tutto il Mediterraneo, il mondo praticamente, insomma, ne hai girate tante di località, molto, no? Molto, sì. Ecco, e qua, Golfo di Napoli, qui, Ischia, Ventotene. Nel Golfo di Napoli qua siamo a Procida. Hanno dato veramente tanto, cioè c'è quello che non c'è in altri posti, Procida, Ischia, Capri, l'Amalfitana, cioè te ne hai girati tanti, tanto classifica? Così è difficile trovarlo. Quindi primo posto. C'era quel famoso detto che quando il Padre Eterno stava facendo la terra e è arrivato al Golfo di Napoli, metti qui, San Pietro gli dice guarda, cioè qui non è che si può andare avanti, stai mettendo tutto qua. E lui si volta e gli dice aspetta che faccia i napoletani poi vedi. E allora noi brindiamo ai napoletani, al Golfo di Napoli, a Nautica Cesare, a Nuova Jolly, la famiglia Aiello, che a te ti è sempre stata vicina. Alle volte anche troppo. Al nuovo Raid, che adesso lo dire, prima o poi farà un Raid con un nuovo Jolly con Nevirut. Un evviva a tutti. Ecco, questo non lo conferma, però lo deve fare. Ieri sentivo. Non può dire perché non può. Nella vita, mai dire mai. Bravo, questo mai. Mi piace, mai dire mai. Provate per credere. Prima che chiudiamo, volevo fare un ringraziamento speciale. Lo volevo fare già stamattina, ma non era con noi. Voglio ringraziare il comandante Aurelio, che perché sempre mi sostiene in questo raduno e quest'anno ci ha portato a vedere dei posti meravigliosi. E nonostante ha rischiato di non essere dei nostri, non mi ha mai abbandonato. Grazie. Complimenti Aurelio. Grazie anche da parte mia, perché grazie a lui abbiamo potuto documentare tutto. Grande comandante, grande Nautica Cesare. Con me il comandante Aurelio. Questo è un Prince 30 con due gioielli di casa Evirud, i G2300. Intanto io partirei dal cuore pulsante, appunto da questi due motori. Grande soddisfazione, perché veramente abbiamo vissuto questi tre giorni fantastici. Sia in navigazione quando c'era da trasferirsi, perché siamo partiti da Baia, abbiamo costeggiato fino ad arrivare a Ventotene. E poi da lì ci siamo spostati a Palmarola, abbiamo fatto Ponza. Quindi anche durante i trasferimenti abbiamo visto i consumi molto bassi, ma poi motori che danno sempre soddisfazione anche a bassi regimi, quindi direi che piena soddisfazione per quanto riguarda i G2. Sì, io sono veramente contento di questa motorizzazione, di questa accoppiata per questo battello, secondo me è giusta per questo battello. Dal punto di vista del consumo non mi posso lamentare più di tanto, un battello... Ieri abbiamo visto che 28-29 nodi, 2 litri miglio. Eravamo sopra i 2 litri miglio, eravamo carichi di tante persone e anche di bagagli, insomma eravamo carichi, quindi 2,05-2,010 per litri miglio penso che sia più che accettabile, insomma. Ecco, questo ovviamente è dato sì dai motori, ma ovviamente come dici te dal binomio, perché poi la carena è l'accoppiata che funziona, il motore è giusto, la carena è perfetta, diciamo che l'accoppiata funziona veramente. Ecco, entrando invece in quello che è il clima, lo spirito col quale è stato organizzato questo terzo raduno, un raduno che è cresciuto tantissimo, eravamo circa più di 30 gommoni, nuova Jolly, quasi tutti nuova Jolly, qualche intruso c'è stato, però benvenuto arriva, perché arriva questo intruso, ecco l'intruso, comandante! L'intruso è Mimmo, Domenico Tamburino. Ecco, entriamo nello spirito di quello che è stato appunto questo bellissimo raduno, un'occasione per vivere quello che poi è la passione che vi lega a quello che sono l'utilizzo di questi mezzi, perché questi mezzi spesso parliamo di dati tecnici, consumi, la carena, ma alla fine servono per fare queste cose qua. Guarda, quando fai questo tipo di evento, questo è il terzo. Il consumo, la carina, conta poco. Prosecco, quello sì. Quello non so dirti quando Prosecco sei andato. Non entriamo nello specifico del consumo di Prosecco. 74 bottiglie, poi non so dove siamo arrivati, ma credo che sono a riserva. Ho consumato più Prosecco che benzina, questo non sono certo. Ma perché è proprio questo, lo spirito penso che quando ecco, è questo, no? Unirsi tutti. Ieri dicevamo a tavola, difficilmente vediamo barche così, tutte attaccate insieme, una con l'altra qua davanti all'isola di Ischia in questo momento, difficile vedere le barche, i gommoni invece è più... Si vedono.
Si vede. Per cui c'è proprio lo spirito, è diversa la filosofia del gommonauta. Sì. Noi ci adattiamo più facilmente, vedi, ci riuniamo senza grosse difficoltà nel vederci. A Murata eravamo in 26. Saltate da un gomone all'altro. L'unico pericolo è quando stappi il prosecco, quando sentono quel pack, sembra che praticamente è un richiamo. Succede qualcosa. È una magia che si avvera. Da dovunque arrivano. Gommone dall'acqua. Là in un momento. Saltano da gomone all'altro. Non si capisce niente. Ieri ho misurato, eravamo 125 metri da capo a capo, ho misurato, stimato 125 metri di gommoni messi a Murata uno all'altro, bellissimo, bellissimo. E sono arrivati tutti ovviamente nel momento in cui c'è lo stappo del prosecco, ma è questo lo spirito, dicevo appunto, poter vivere il mare in questo modo. Tu c'hai, tra l'altro, oltre che essere il comandante del Pris 30, eri un po' la guida di questo raduno, perché ci hai portato a vedere dei posti che tu conosci benissimo, a Palmarola, a Ponza, veramente qualcosa che è la Ventotene, la natura che offre. C'era Giovanni Bracco che diceva: che ma spettacolo. Sono pietre. No, non lo sono, non lo sono. Per noi non lo sono. Benché ma scherzavo, le... ovviamente. Certo che sì, certo che sì. Benché le isole Pontine sono per noi a un'ora di navigazione, è bellissimo. Poi io conosco abbastanza, non posso dire bene, abbastanza le Pontine, perché sono veramente vicine a me, quindi, come dicevo poco fa, e quindi per me è un piacere ritornarci, anche se... Parliamo di gente che ha Ischia, Capri, cioè non è che qua mancano... Avendo a 10, 12, 14 miglia Procida in primis, Ischia e la nostra incredibile Capri a portata di mano, la costiera sorrentina, la costiera amalfitana, cioè abbiamo tutto. Però Palmarola io ce l'ho nel cuore. Ce l'ho nel cuore, mi colpisce ogni volta che ci vado. Purtroppo 3 giorni dedicato uno solo a Ponza e Palmarola è troppo troppo poco. Dobbiamo dire a quel testone del nostro... E l'abbiamo visto prima arrivare. L'intruso, di organizzare un altro 3 giorni un poco più in... Un raduno che dura una settimana. E lo facciamo in agosto. Noi siamo sempre in vacanza, quindi qua c'è poco da dire, c'è poco da dire, ma comunque insomma. Ecco, vabbè. Questo è un Prince 30, abbiamo visto molti 23 e 25. Devo dire che quello che si fa con il 30 si fa anche col 23. La differenza ovviamente sta soltanto poi in qualche spazio in più per potersi godere questi momenti in cui siamo fermi all'ancora, ma la navigazione, che sia il 23, il 25, il 30, insomma, praticamente non esiste. Molti pensano: ma per andare là devo avere chissà cosa. No, ma no, assolutamente. In contatto con Moncini da 5 metri. Noi a partire dal 21, non vorrei sbagliare, perché c'era un 21 che fa parte della nostra spedizione, tra virgolette, ha navigato con noi tranquillamente 30, 31, 32 nodi senza nessuna difficoltà, il mare ce lo ha consentito, ma anche se fosse stato un poco, come normalmente questa zona, un poco più dimosso, questo gommone e questi motori non hanno nessuna difficoltà a navigare questo tipo di mare senza nessun problema. Ecco, la scelta, io l'anno scorso ho conosciuto Aurelio che aveva ritirato, praticamente era andato a Milano a prendersi lui direttamente in casa Nuova Jolly il suo Prince 30, questo che vedete dove siamo a bordo. Ecco, la scelta Nuova Jolly, da quanti anni ti lega a Nuova Jolly e Nautica Cesare? Allora, io conosco i signori, la famiglia Tamburino ormai credo da 20 anni. Sono entrato per... tra virgolette uno scherzo nella famiglia Nuova Jolly, perché Mimmo mi diceva: e provane uno, perché io prima ho avuto Asso, ho avuto Sax, comunque gommoni di alto livello, insomma. Questo a mio avviso è un gommone che è il giusto compromesso, poi il motore, abbinato al motore, fa il resto. E invece Nautica Cesare, ecco, cosa ho visto, tutte queste persone, molti come te, sono legati a loro da tanti anni. Questa penso che sia la prova migliore che può avere un'azienda che segue il post vendita, perché la vendita avviene sicuramente qua arrivata con Nuova Jolly, mentre poi è lui che segue tutte queste persone che sono qua, molti sono clienti da lui da tantissimi anni. Ecco, quando si crea questo legame, perché comunque penso che funzioni molto bene tutto il servizio che offrono. Francesco, ti rispondo da piccolo imprenditore quale sono. Il rapporto con il cliente è fondamentale, loro fanno di questo una mission importante, quindi si impegnano, a volte ci si riesce, a volte meno, a volte si soddisfa il cliente in pieno, ma se non lo hai soddisfatto ci si impegna al massimo per soddisfare anche quella dimenticanza, l'evento eccezionale che capita, e in questo sono maestri, quindi il cantiere è giusto, il concessionario è giusto e il motore è giusto.
E insomma, avete capito? E anche il cameraman, giusto? Questo, io me la sono goduta questa tre giorni con questo raduno fantastico. Un raduno che io ho voluto documentare, come dico sempre, non tanto per esprimere quello che ha detto Aurelio, il valore di Nuova Gioia lo conosciamo, Evirud la conosciamo, ma perché tutti possono capire che poi quando si acquista un mezzo, che può essere un Prince 30, un Prince 23, un gommone, lo si fa per vivere questa situazione. Il momento in cui si sposta, stamattina eravamo a Ventotene, siamo venuti a Ischia, dura quanto? 40 minuti? Quanto noi abbiamo una trasferta di 40-45 minuti. Poi spegnete i motori. E siamo al paradiso. E qua si sta una giornata a vivere in compagnia, perché poi ecco, questo è bello, come diceva Aurelio, nel mondo della gommonauta c'è questo spirito di aggregazione, quindi tutti insieme si fa amicizia, qua molti non ci si conosceva, vi siete conosciuti proprio durante questo raduno. Si diventa amici, anche se non ci si conosce, basta poco perché c'è la passione che c'è comune, quindi è facile. E quindi invitiamo tutti ad avvicinarvi a questa passione. Tu quando hai iniziato? Quanti anni avevi? Sono ormai 12 anni che sono in questo settore. Con cosa hai iniziato? Ho cominciato con un 5,90, un Saks 5,90. Con un 5,90 metri, la misura che più o meno è per tutti. Sì, e io ho cominciato a carrellare. Carrello questo che è quasi 10 metri. Andrò all'estero, andrò in Grecia con questo al seguito, quindi si può fare di tutto, un poco di impegno si può fare di tutto e non c'è... Io penso che vedendo queste immagini che abbiamo vissuto noi questi tre giorni, molti di coloro che magari non si sono mai avvicinati stanno sognando di fare questa vita qua, perché poi non è niente di particolare. Cioè, non è impossibile. Non è che siamo andati a Dubai. No, assolutamente no. Siamo a Ischia, eravamo a Ventotene, Ponza, sono isole alla portata di tutti, non sono quelle migliaia di miglia che farà Sergio Davi per andare a New York, non è quello. Beh, la navigazione che fa Sergio... Lo farà con un Prince 38, tra l'altro con Nuova Jolly. Bomare come leggermente più grande di questo, Sì, un paio di metri e rotti più di questo, però attrezzato sicuramente per una diversa avventura, però... E tu hai avuto a bordo invece in questi giorni Giovanni Bracco, che ne ha scritte di storie, di miglia, ne ha fatte tante, Ma è un'enciclopedia. È un'enciclopedia vivente, mi ha dato tante lezioni in questi tre giorni. Ecco, questo è un messaggio che mi piace. Lui, che comunque io considero un ottimo comandante, ci ha fatto fare delle cose importanti, ma anche poi lo si vede nelle piccole scelte, è un comandante con la C maiuscola, però tu giustamente hai detto devo imparare, perché c'è sempre da imparare qua, no? C'è sempre da imparare. E perché molti magari pensano alla patente nautica, sono comandante, no. Io renderei la patente nautica obbligatoria anche dal 2,60 m. Perché ti insegna cose che non... difficilmente... Ma soprattutto stare vicino a persone come persone che hanno fatto tanti anni in mare, che possono trasferirti quello che è la conoscenza, perché molti dicono il rispetto viene dopo che conosci l'elemento. Il mare prima di tutto bisogna conoscerlo, e per conoscerlo ci vuole tempo e ci vuole persone che l'hanno vissuto. Aiutiamo il mare perché è inquinato di tantissima plastica, facciamo di tutto perché è fondamentale preservarlo, è la nostra vita. È la nostra vita, ma è anche la nostra ricchezza. Avete visto cosa gira attorno alla nautica, c'è un turismo che potrebbe essere la marcia in più dell'Italia, perché l'Italia è bella tutta, è tutta circondata dal mare. Chiaramente Napoli io lo porto così perché per me è la più bella città del mondo, ma soprattutto la napoletanità, lo spirito col quale viene vissuta la città è il loro mare, ma è bella tutta l'Italia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, bisogna girarla tutta. Sì, c'è da vedersi, da vedersi. Ma vista dal mare è un'altra cosa. Io navigo spesso in tanti posti, sarò il 22 navighiamo insieme, una manifestazione che facciamo per ragazzi portatori di handicap, e al lago di Bolsena. Navigo tranquillamente in Laguna Veneta, infatti ho le targhe della Laguna. Volevo essere all'Elba la settimana scorsa, ma per impegni familiari, problemi familiari, non ci sono potuto essere. Navighiamo perché è bellissimo, bellissimo. Grazie Aurelio, grazie di tutto, grazie per averci fatto vivere questi tre giorni a bordo con te, siamo stati davvero bene, leggermente su con un po' con l'alcol test, ma per il resto direi che è andato tutto bene. Qua il problema è arrivare a sera con l'alcol test, perché se ci fanno l'alcol test è un problema. Ieri sera ho accompagnato uno con il suo Ventotene che stava proprio in una condizione pietosa. Ma ci si orienta, per mare ci si orienta. Complimenti, grazie di tutto. Grazie a te Francesco, grazie a te. Avete mai pensato di illuminare le poppe? Boat's Name, azienda specializzata nella realizzazione di scritte luminose come questa. Andate sul sito e create il vostro Boat's Name personalizzato utilizzando il simulatore online. Scegli l'originale, scegli Boat's Name.